Adesso abbiamo il piacere di parlare con il mister Drago. Buonasera mister, la prima domanda che volevo porgli è la rosa ormai è al completo, ci sono state alcune conferme, nuovi arrivi, si ritiene soddisfatto in generale della campagna acquisti realizzata? Beh, ci mancherebbe, la società mi ha messo a disposizione un organico di primo ordine. Siamo riusciti a far scendere di categoria giocatrici che l'anno scorso hanno fatto la B1, quindi vuol dire che a Cerignola si sta lavorando bene, la società è seria e evidentemente la voce gira e la gente viene qui anche con piacere perché sa che c'è un progetto ambizioso. La squadra è altamente competitiva, dobbiamo certo lavorare perché poi il riscontro si vede in campo e se non si lavora poi non andiamo da nessuna parte, possiamo tenere 6 persone forti ma il lavoro poi alla fine deve sempre finalizzare quello che dobbiamo fare il sabato. Ok, grazie. Poi volevo fare un'altra domanda. In questo momento, dato la sua anche conoscenza a livello provinciale e regionale del movimento giovanile, come vede il movimento sportivo attualmente? Io sono un po' pessimista perché non vedo granché in giro. C'è poca gente di un buon livello che può arrivare a raggiungere degli obiettivi importanti, però sono proprio poche. Si lavora male, nelle società si lavora male, si crede poco nel settore giovanile, si investe soprattutto poco. Io parlo a livello regionale, proprio non soltanto provinciale, né solo della provincia di Foggia, tantomeno di quella di Bari. Bisogna credere un po' di più nel settore giovanile, se no siamo destinati a calare, a scendere proprio come livello tecnico perché non c'è crescita. Ok, grazie. Un'ultima domanda. Secondo lei la squadra più accreditata a vincere, o le squadre tra le più accreditate a vincere il campionato? Beh, noi siamo un gradino lievemente superiore agli altri, però c'è Trigiano che si è attrezzata molto bene, c'è il solito Modugno che l'anno scorso ha raggiunto i playoff come noi e quest'anno si è rinforzata bene anche la Sembari che ha preso una bella palleggiatrice che abbiamo avuto noi fra gli altri a Molfetta. Siamo noi tre che bene o male ce la dobbiamo giocare, però non voglio togliere nulla al Manfredonia che sta allestendo anche un organico di primo ordine, anche se sono un po' ragazzine inesperte. Però voglio dire, ce la dobbiamo giocare con tutti. Noi siamo appena appena superiori agli altri, non fosse altro per la campagna acquisti che abbiamo fatto, però dobbiamo sempre dimostrarlo poi col campo. Ok, grazie mille per la disponibilità. Salve a tutti gli amici di Assist Sportivo, abbiamo qui il piacere di parlare con Roberta Buttiglione. Roberta, una domanda semplicissima. Che consiglio daresti ad una ragazza che si approccia, si appassiona a questo mondo, soprattutto oggi che chi vuole intraprendere un'attività agonistica sta vivendo un momento non molto facile? Allora, penso che prima di tutto ci voglia tanta passione, tanto impegno e tanto sacrificio. È un po' di anni che gioco e se ripenso a quando avevo io 15 anni, e parliamo di tanto tempo fa, allora posso dire che effettivamente andavo in palestra, ci mettevo tanto impegno ed era una cosa che mi appassionava. Poi piano piano con l'avanzare del tempo comunque è diventata poi una vera e propria professione. Ok, grazie. E una seconda domanda. L'affinità in campo, ok, ma quanto conta anche l'affinità fuori dal campo, nello spogliatoio, c'è un'affinità che vada al di là dell'attività agonistica, è importante? Sì, ovviamente è importante avere un buono spogliatoio, stare bene fuori dalla palestra, poi rende sicuramente le cose più semplici in campo. Quindi l'affinità viene automaticamente, tutti gli schemi, tutti gli automatismi vengono facilmente. Ok, grazie. Un'ultima domanda e poi ti lasciamo andare. Niente, volevo chiederti, secondo te, quali caratteristiche deve avere una giocatrice affinché viene apprezzata dal suo allenatore? Secondo me deve essere una giocatrice che si impegna, che dà l'anima in campo, deve essere una persona umile, una persona che sempre vuole di imparare. Ok, grazie. Molti obiettivi raggiunti, tante soddisfazioni.
C'è però qualche rimorso che la società ha in merito all'anno scorso o magari obiettivi da poter migliorare? Sicuramente obiettivi da migliorare tantissimi, a partire sempre noi, io lo ripeto per l'ennesima volta, dal settore giovanile, perché è di fondamentale importanza credo per tutte le società d'Italia e del mondo, perché solo con il settore giovanile, crescendo il settore giovanile, si può andare avanti. Per quanto riguarda rimorsi rispetto all'anno scorso, no, perché quello che ci eravamo prefissati l'abbiamo raggiunto con i playoff, con la prima squadra, con la Serie C e con tutti i campionati che abbiamo fatto, perché noi l'anno scorso, tra virgolette, come società nuova avevamo dichiarato di fare due campionati, invece ne abbiamo fatti sei, quindi questo è un merito a questa società, rimorsi non ne abbiamo. Grazie Nino per la disponibilità dataci, un saluto a tutti gli amici di Assist Sportivo e alla prossima da Luciano Lattaruolo.